Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video, ve lo dico subito, spero di non avere un occhio più grosso e uno più piccolo, perché se mettete male cia finte, visivamente può succedere che vi viene un occhio più grosso e uno più piccolo. Io l'avevo messo bene, poi storia curiosa affascinante, mi siedo qua, cioè anzi prima di sedermi qua, mi metto in camera, sistema il pannello dietro e mi è schizzata una molletta nell'occhio, in faccia precisamente nell'occhio. Cioè, non mi sono fatta male, però mi sono cagata sotto perché sono vista questa cosa a tutta velocità che mi arrivava qua e quindi mi ha spampanato un attimo una ciglia. Vabbè, a parte ciò che io mi dilungo sempre in chiacchiere e sono logorroica, come avrete capito dal titolo, oggi andiamo a aprire qualcosa di misterioso in stile Mystery Box, solo che sono le buste a sorpresa dei Tiger. Allora, sono stata ispirata a fare questo video dopo che ho visto il video di due mie amiche che sono sorelle, hanno un canale, le sister sul web, le saluto. Ciao amori! Carlotta e Federica, che hanno aperto le buste di Tiger, quelle piccole, perché ci stanno due misure, ci stanno quelle piccole e quelle grosse, che sono le XL. Quelle piccole io le ho sempre viste da Tiger e le ho sempre snobbate, perché dicevo, per 2,50 euro, mi pare che costano 2,50 euro, beh, chissà che ci trovo dentro, cioè gli scarti degli scarti di roba invenduta. Poi ho visto il video e loro ho detto, vabbè, però per 2,50 euro erano carini i regalini, no? Poi mo hanno fatto un nuovo video con queste XL che io già c'avevo in progetto di comprare e non l'ho visto perché non me volevo spoilerare niente, quindi probabilmente dopo che finisco di registrare me lo vado a vedere, però ancora non ho visto niente, quindi non so se queste box sono tutte uguali, invece se capita roba diversa e cose così. Va bene, iniziamo. Allora, le box sono bimbo, bimba, donna e uomo. Io ovviamente ho preso donna e bimba. Costano 5 euro l'una, sono belle grandi e devo dire che sembrano anche molto pesanti. Vedremo, vedremo. Qua c'è tipo un piccolo spoiler che io ho evitato di guardare. Vedremo se valgono questi 5 euro. Apriamo prima la bimba perché sinceramente punto di più sulla donna, però c'ho anche questo lato da bimba che non posso nascondere. Allora, peschiamo a sorpresa. Peschiamo a sorpresa. Oddio, sento tante cose, raga. Sento una cosa spugnosa. Una cosa viscida, apriamo la cosa viscida. Un astuccetto, guardatelo! È un astuccetto con tutti gli smaltini disegnati. Sapete, il mio amore per gli astucci, le pochette, ce ne ho quantità industriali e fondamentalmente ci faccio un cazzo. Però mi piace averli. Allora, è molto cheap di materiale ed è viscidoso, sguscioso, però è carino. Sperando che la cerniera duri, è veramente carino. Poi sento una cosa dura che è una cornice. No, no, un block notes. Un block notes. To do, don. So dici te. Vabbè, un block notes fa comodo sempre a tutti. Poi è rimasto in tema, vedi? Astuccio, fogli. Vai. Oddio, che cos'è questo? No, vabbè, raga, non ce la faccio. Allora, c'è una storia curiosa affascinante dietro a questo. Un giorno vado da Tiger, li vedo, ho detto, ma io mi compro, mo mi compro, mi disegno su e-commerce. Poi ho pensato, io non so disegnare, disegno di merda. E quindi ho detto, non li prendo, onde evitare che mi storpio le scarpe. Mo l'ho trovati, io so già che mi storpierò qualche scarpa, già lo so, già lo so. Carini, raga. Fammi vedere come sono fatti. No, aspetta. Meno male che non ho comprati all'epoca, raga. Pensavo fossero tipo i pennarelli per scrivere sulla tela. In realtà sono pastelli a cera. Sembrano anche usati. No, vabbè, raga. Aspettate perché. Aspettate, eh. No, raga, aspettate. Scatola vuota, sul tavolo vi assicuro che non c'è niente. Ne mancano due. Cioè, ne mancano due.
Metti caso che io ero una ragazzina e stavo a aprire a box, ci rimanevo di merda, ci rimanevo di merda. M'hanno fregato, cioè ne mancano due. No, vabbè, io non ce la faccio. No, no, un'altra pochette? Ah! No, raga, non potete capire. Da Tiger hanno fatto una collezione schifosa, schifosa, con bagarozzi sulla roba. Che io tant'è che ho pensato, ma chi cazzo se la compra sta roba? Cioè, chi è che se va a comprare un astuccio che blatte? Vabbè, raga, non ce la faccio, non ho visto un altro. Mi fanno schifo pure disegnate. Sono farfalle queste. Mi volevano attentare, ma ai ragazzini gli piacciono queste cose, no? Ne tiro fuori pure l'altra. Questa è pure peggio. Schifo. Questi vanno diretti al secchio. Prima i pastelli rotti, e poi questi. E non ce la faccio. Bellissimo. Vabbè, raga, ho guardato, non volevo. Ah. Ah, un altro astuccio, vabbè, ma avranno preso per una ragazzina che va a scuola con occhialetti. Questo però c'ha un tessuto strano, pare il tessuto dei zaini. Però vabbè, è un astuccio. Un altro, sempre in tessuto do zaino, giallo. Cioè, raga, sto a posto. E poi un sacco di robetta piccola. Allora, va, tiro fuori, raga. Tutto sommato, se a me piacessero bagarozzi, c'ho due pochette in più e voglio prendere il fatto dei pastelli a cera come un errore. Più tutta la roba che c'ho qua, vi direi che ci sta per 5 euro. Va più che bene. Allora, ho trovato questo coso. Che, vabbè, sono un po' cresciuta, non so che è. Una sabbietta con un granchio. Non lo so, raga, non so. Molto. Sto un po' fuori dal pezzo, quindi fatemi sapere voi che cos'è, se sapete che cos'è, però penso sia una sabbietta che crea la formina, insomma. E c'è lo stampino del granchio. Poi ho trovato super apprezzate queste spillette. Qua c'è sta il cavalluccio marino verde, il cavalluccio marino bianco e un diamante. Vedete? E poi qua abbiamo una nuvoletta che ho scritto cool, una fetta di cocomero e un ananas. Tra l'altro, fatemi sapere voi come lo chiamate il cocomero. So perché, cioè, mi sto incartando. So che tanti lo chiamano anguria, qua a Roma si chiama cocomero. Cioè, un ex fidanzato lo chiamava uzzipangolo. Quindi non lo so voi come lo chiamate, qua si chiama cocomero. E poi 4 di questa specie di blocchettini per scrivere, due fatti a smalto e due fatti a rossetto. Vedirò, molto contenta. A parte quei due cose, no, regà, però, cioè, ma a parte tutto, ok, io sono esagerata. Voi ve la comprereste mai? No, ma lo dovete dire, raga. Va a comprare. C'hanno pure zampe. Mi fanno proprio senso. Questa peggio, peggio che mai, proprio a sfondo bianco. Che, guardate le ali di questa. Cioè, ve le comprereste mai, raga? Cioè, voi andreste mai in giro con i trucchi qua dentro a fare fighette? Che ne so, magari esco col fidanzato, mi porto a cena al ristorante. Amore, mi ha da cipriare il naso. Entro io nel bagno con altre ragazze, tiro fuori sta cosa, sbenf. No, non ci siamo. Vabbè, visto l'andazzo di questi 5 euro spesi, ho grandi aspettative per quella da donna. Poi voi mi farete sapere se preferite, se avete preferito quella da donna o quella da bimba. Andiamo. Scavicchi. Questo è più duro. Cavicchi ma non apra. Madonna, questa è incrostata, oh. Si è aperta subito.
Olè. Vado sempre a sorpresa, eh. Allora, un'altra pochette, c'ho paura a tirarla fuori, che è un altro bagarozzo. No, non è un bagarozzo. Ah, questa è carina, è pure estiva secondo me. Non è male, ci sta. Con questa posso andare al ristorante e tirare fuori la pochette al bagno, tra le altre, senza risultare strana. Ok, primo... sa di pensierino, primo regalo, no? Primo oggetto. Secondo, un'altra cosa sgusciosa, tipo guastuccio. Una pochette. Una pochette fatta sempre con smalti, sempre sgusciosa. Non so che cazzo ci farò con tutti questi astucci. Perché ce ne ho tanti. Cioè, io ho due cassetti pieni di astucci vuoti che compro perché sono ossessionata. No, vabbè, ragazzi, ce la faccio, potete capire. Festival kit, leggo condom. No, vabbè, ce la faccio, raga. Mi sto sentendo male. Allora, dove stai, italiano, qua? Kit da festival, un profilattico, due tappi per orecchie, un cerotto per vesciche, 12 cerotti impermeabili, due compresse per ferite, quattro tamponi per la pulizia della pelle. No, io vabbè, ce la faccio, lo devo aprire. Lo devo aprire, cazzo. Ma potete mettere un preservativo? Ma pure che fosse, io non mi fiderei mai a usare un preservativo desti scatoli. No, vabbè, non ce la faccio, raga. Mi stanno uscendo le lacrime. Non si apre manco sta cosa, incrostata. No, vabbè. Me taglio. Hashtag me taglio proprio. Oh. Ma sei duro, eh. Raga, è proprio... Ne la faccio. Ah, ti credo. Era facile. Aspettate, qua c'è l'adesivo. C'hanno paura, vi fregano, raga. Ti credo non mi sapriva? Ce l'avrei mai fatta. Due tappi per orecchie. Un preservativo rainbow. Cerotti. Non lo so che avevano detto. Coso per vesciche. Non lo so, un sacco di cerotti strani, ecco, vabbè. Grazie, Tiger, per queste perle. No, vabbè, è stata parte migliore del video, mi sono tagliata. Ce la faccio. Poi, un'altra pochette. Sempre lei. Eppure sporca. Ah no, questo è proprio un marsupio da lega in vita. Io mo' porto a mia sorella al negozio e dico, senti, se c'hai qualcosa da metterci dentro, non so, usali te perché io non ce la posso fa. Sicuramente a questo riciclerò la cinta e ci farò un uso alternativo che ancora, insomma, devo pensare, però ecco. Ma anche no. Poi, raga, qua è finito tutto. Ma no! Ma no, sono rimasta male. Un altro block notice. No, raga, mi è piaciuta più quella da bimba, ve lo posso dire. Sono rimasta malissimo. Siete rimasti male insieme a me. Allora, facciamo un resoconto. Allora, vabbè, per 5 euro dici, ok, va bene, no? Tant'è che mo guarderò il video da amiche mie per vedere se c'hanno roba diversa. Se c'hanno roba diversa, quasi quasi me ne compro un'altra, perché mi sono divertita a aprirla. Certo, con voi è più divertente, perché devo aspettare per forza, devo fare la suspense, se no, cioè, che vi faccio vedere? Tiè, ecco tutto quanto. Quindi, anche io me la vivo diversamente, perché se mi devo aprire, per cazzi miei, a casa da sola, aprivo e vedevo, oh, e basta. Però... devo dire che me so tagliata. Allora, in quella da donna ho trovato appunto il book, la pochette, il kit da festival e sto schifo, ok? 5 euro. E quanti pezzi sono? 1, 2, 3, 4, 5. Vabbè, un euro al pezzo. Anche se quello manca gratis. Mentre in quella da bimba
considerando tutte le cose che ho trovato, posso dire che gli perdono i cosi a cera. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Io penso che non ci sia alcun dubbio, è meglio quella da bimba, perché ci ha avuto più cose e vabbè, era più simpatica. No, in realtà no, non lo so, raga, sono veramente indecisa, perché quella da bimba c'ha più cose, quindi a livello quantitativo dici, oh, con 10 e con 5 euro ho preso un sacco di roba, tralasciando i bagarozzi che magari vi piacciono. Mentre quell'altra, dici, è più carina, perché per dire, è capitata una pochette super colorata, più carina. E non lo so, un block notes, vabbè, può sempre essere utile. Questa pure era carina. Questa è uno scempio, sempre, insomma, se vi fanno schifo i bagarozzi. E poi questa, ragazzi, è stata super divertente. Cioè, non ce la faccio. Non ce la faccio proprio. Cazzo, si inventano. Va bene, il video termina qui. Fatemi sapere se queste box, chiamiamole box, se queste buste di Tiger vi sono piaciute. Fatemi sapere se vi piacciono i bagarozzi, se ste pochette con sti bagarozzi vi disturbano e quale tra le due vi è piaciuta di più, la bimba o la donna? La donna o la bimba? Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!